A eccezione di Xena, molti dei personaggi nel doppiaggio italiano hanno cambiato magicamente nome. L'esempio più ovvio è quello di Olimpia, che in originale era Gabriel. Probabilmente è proprio per questo che qua da noi si è scelto di strizzare un po' di più l'occhio alla Grecia e di cambiare qualche nome per renderlo più accomunabile nella mitologia. Considerate che l'autore della serie aveva pensato inizialmente di chiamarla Xena, poi per fortuna è arrivato Dino De Laurentiis e gli ha suggerito Xena, che ha oltretutto un significato perché in greco significa straniera. Passando alle cose serie, quanti di voi hanno sognato di usare l'arma di Xena, il chakram? È un'arma di origine indiana, tipica delle dinastie Mogul, usata soprattutto dai guerrieri Sikh. Era pericolosissima, non come ci mostra la nostra Lucy Lawless nella serie, ma comunque pericolosissima. Raggiungeva distanze considerevoli e il bordo esterno di metallo affilato non faceva sicuramente bene. La cosa triste è che non aveva l'effetto boomerang, quindi una volta lanciato dovevi correre alla ricerca del chakram perduto insieme ad Indiana Jones.